Signore e signori amici di Player Inside, questo è un momento storico per i videogiochi, se vogliamo, poiché la notizia della settimana è stata quella relativa a un nuovo Half-Life. E non si tratta di Half-Life 3, purtroppo, per fortuna, chi lo sa, ma di un nuovo Half-Life per VR, ovvero Half-Life Alyx. Totalmente per VR, basato sul personaggio di Alyx Vance e con il primo personaggio, quindi parlante della storia di Half-Life, questo Half-Life Alyx non sarà un capitolo secondario, ma un vero e proprio nuovo Half-Life. Si tratta infatti, a detta di chi lo ha già giocato, di chi lo ha già provato, perché il gioco è addirittura completo e uscirà a marzo 2020, di un gioco vero e proprio dalla durata di circa 15 ore per quanto riguarda la campagna. Alcuni sostengono che quindi la durata di Half-Life Alyx possa essere paragonabile a quella di Half-Life 2, che aveva una durata decisamente ottimale per un titolo del genere, parliamo pur sempre di un FPS, dell'FPS. Come potrete immaginare, Valve è stata interrogata sui motivi della mancata creazione di un vero e proprio Half-Life 3 con un nuovo Half-Life però per VR, Half-Life Alyx appunto, ma Valve ha dichiarato che creare Half-Life 3 sarebbe stato scoraggiante. Sostanzialmente il team ha fatto capire che con Half-Life 3 non avrebbero saputo da dove cominciare ed effettivamente l'hype in tal senso sarebbe stato eccessivo. Dovrete comprarvi un sensore VR se vorrete giocarci. Ma sembra che la gente lo stia già facendo, stia già provvedendo acquistando Valve Index. Le vendite del dispositivo per la realtà virtuale di Valve infatti sono salite alle stelle dopo l'annuncio di Half-Life Alyx. Sembra anche che il gioco potrebbe non essere tradotto in italiano non soltanto in termini di doppiaggio ma neanche come sottotitoli, e questa sarebbe una cosa un po' antipatica in effetti, eh? Ovviamente vi terremo aggiornati su questo titolo appena ci saranno maggiori notizie e seguiremo insieme tutta la vicenda, tutto lo sviluppo, tutta la fase che porta effettivamente poi all'uscita del gioco, perché ha destato il nostro interesse e come se lo ha destato. Secondo diverse voci di corridoio credibili, Activision sarebbe al lavoro su un nuovo Crash Bandicoot dal titolo Crash Bandicoot Worlds. Al di là del titolo molto originale, riteniamo che l'arrivo di un Crash nuovo di zecca sia assolutamente plausibile, considerata anche la grande accoglienza del remake. E sempre in tema Crash Bandicoot, sembra che Sony intenda dar vita ad un film d'animazione sul peramele arancione. Sony è già al lavoro sul film di Uncharted con Tom Holland, quindi un film su Crash ci starebbe tutto, sperando che il design del personaggio sia azzeccato al primo tentativo. Ogni riferimento a Sonic non è casuale. La scorsa settimana abbiamo parlato dell'insider PSE Rebus, secondo cui Xbox Scarlett uscirà il 6 novembre 2020. Ebbene, l'insider, che aveva già azzeccato la data di The Last of Us 2, prevede che PlayStation 5 uscirà poco dopo la rivale, ovvero il 20 novembre 2020. Il prezzo, sempre secondo PSE Rebus, sarebbe di $499. Intanto Sony ha depositato un brevetto sulla condivisione dei salvataggi e di brevi prove di gioco con gli amici semplicemente tramite un link, un po' come avviene con lo State Share di Google Stadia. Un altro brevetto riguarda il controller di PS5, le cui caratteristiche erano già trapelate diverso tempo fa, ma questo brevetto ci mostra le immagini di quella che dovrebbe essere la forma del pad. La differenza col DualShock 4 non è eclatante, si notano soprattutto le linee più arrotondate e la rimozione della light bar. Insomma, sembra che Sony non voglia modificare più di tanto il suo DualShock, anche se come detto ci saranno delle funzioni aggiuntive, come i grilletti adattivi e un nuovo sistema di vibrazione. Sono sempre più insistenti e credibili le voci riguardo Resident Evil 3 Remake in uscita già nel 2020. Addirittura sembra che il gioco possa essere già annunciato ai The Game Awards di questo 12 dicembre. E a proposito dei The Game Awards, sono state annunciate tutte le nomination per le categorie di quest'anno. I candidati per il premio più importante, ovvero gioco dell'anno, sono Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro, Super Smash Bros. Ultimate e The Outer Worlds. Scopriremo i vincitori nella notte del 12 dicembre, durante la quale ci saranno anche annunci di nuovi giochi, quindi mi raccomando, seguitela insieme a noi in diretta su Twitch. Vi forniremo maggiori dettagli riguardo agli orari. Nel nostro ultimo video prima di questo, ovvero quello di ieri, abbiamo parlato di questo oggettino qui, ovvero Google Stadia. Abbiamo recensito per voi questo prodotto che ci è arrivato con estremo e colpevole ritardo da parte di Google, ma lo abbiamo recensito nella maniera più obiettiva possibile. Chiaramente abbiamo espresso i nostri dubbi, che sono un po' quelli di tutti, relativi soprattutto alla gestione del lancio di questa nuova piattaforma virtuale di streaming online. Ma abbiamo anche dovuto riconoscere che effettivamente si tratta di un buon punto di partenza, un po' come se facessimo parte di un early access, un po' come se
fossimo dei beta tester, che però pagano 130 euro per fare i beta tester. E non sono pagati a loro volta, anzi. E c'è chi accusa Google di non aver rispettato le promesse fatte in fase di presentazione del prodotto e addirittura l'accusa di pubblicità ingannevole. Poiché Google aveva promesso che avremmo giocato la versione migliore in quanto a risoluzione grafica, in quanto ad aspetto grafico in generale dei vari giochi presenti al lancio, ma così non è stato. Tant'è vero che ad ammetterlo è la stessa Bungie di Destiny 2 che ha rivelato che il gioco in realtà su Google Stadia gira a 1080p upscalati a 4K e non a 4K nativi. Così come Red Dead Redemption 2 girerebbe a 1440p upscalati a 4K con risultati decisamente deludenti se paragonati addirittura con quelli di Xbox One X. Jason Schreier di Kotaku è stato molto diretto sostenendo addirittura che il prodotto di Google non potrà reggersi sulle sue gambe se non ci sarà un abbonamento fisso e non ulteriori costi per comprare ogni singolo gioco. Insomma, se non sarà così, il prodotto andrà a morire, secondo Schreier. Arrivano anche pesanti accuse sul Chromecast Ultra, ovvero il dispositivo per poter giocare a Google Stadia sul televisore di casa. Secondo molti si surriscalderebbe in maniera assai grave, specie con Google Stadia. Inoltre, secondo Sensor Tower, le vendite di Google Stadia potrebbero essere molto, molto deludenti. Si tratta più che altro di una deduzione legata al fatto che, secondo dati non ancora ufficiali, i download dell'applicazione Google Stadia su iOS e Android sarebbero soltanto 175.000. E se ci aggiungiamo anche le voci di corridoio prevedibili in verità relativi ad un nuovo servizio in streaming online di gaming per Amazon su Twitch, Google, eh? Comunque andatevi a recuperare, se vi fa piacere, la nostra recensione uscita ieri, perché a noi fa piacere se l'andate a recuperare ed effettivamente abbiamo cercato, come già detto, di essere quanto più imparziali possibile. Secondo un mega leak potrebbe presto arrivare un remake di Mafia 2. Perché non del primo? Ma soprattutto sarebbe in lavorazione Mafia 4 in uscita nel 2021, quindi immaginiamo per console di nuova generazione. Sam Lake con un tweet ha annunciato di essere al lavoro sulla scrittura di un nuovo gioco di Remedy. Visto che si parla di una nuova storia, immaginiamo non si tratti del sequel di Control, anche se i fan richiedono a gran voce Alan Wake 2. Nonostante le critiche, le vendite di Pokémon Spada e Scudo sono ottime, con ben 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo in una sola settimana. Per quanto possa essere pigro lo sviluppo del nuovo capitolo, Pokémon è sempre Pokémon e gli appassionati sono sempre più numerosi. E anche per questa settimana, in particolare questa settimana senza alcun particolare motivo, vi auguriamo una buona domenica e vi ringraziamo per la preferenza accordataci. Qui da noi piove e adesso tutta la sequela di notizie inutili giusto per, insomma, riempire questo momento, ma non per arrivare a 10 minuti, perché anzi di solito tagliamo tanto e quando arriviamo a 10 minuti 01 l'avete fatto per arrivare a 10 minuti 01, che poi anche se fosse, mannaggia, ciao.